Vorremmo comprare il tempo e invece ho visto la notte lasciarsi infiltrare, il dominio del sogno perdere la propria isolazione con desolazione. Guardarti, sei malata, cosa siamo? Non voglio ascoltare altre storie che questa. Materiale, paesaggio disgiunto, non voglio. Ora non più il centro della mistica immateriale, dove gli sciamani silvani difesero oggi inermi loro stessi. L'epidemia, entrando epidermica, si è mostrata con la propria sapiente promiscuità, per tutti, con tutti, portarsi, avverarsi con la mitezza, stato come. Ma non è poi così vero, le donne, i bimbi, i ragazzi, i giovani uomini, le giovani donne sembrano di una forza promessa. Ci sentiamo sicuri per loro, rassicurati. Eppure li guardiamo come un anticipo di future lotte, altre lotte mai immaginate fino ad ora. Ma dove siamo? La crisi della ciclicità, il morfismo radicale si mostra. Ciclicità, varianza, caldo, freddo, linea, universo dentro, fuori. Perché nulla, le ombre si accaniscono in questo vuoto, in un coro di velluto astrale, astratto e a suo modo timidamente filante, ordito, mai vissuto. Un cosmo parallelo che si sparge senza sentimento noto, troppo interno, ultraumano, offerta che dovrebbe essere sussurrata di una concentrazione libera da ogni colpa per riniziare. E questo è il senso del vasto, che del vasto tiene un lembo di veste, un sorriso di fragole, una bocca di rose e tulipani allineati. Ma è dove creativo è l'avvenire, se creativo è il vento della relazione che è incompiuta, dell'illuminazione che congiunge sorprendente, per giunta creati, non creati, i fiori di cemento agili al vento. Sentieri, amori, sessi inorganici, i morti coi vivi, è ora che si apre il libro perché sia opportuno e reciproco salvarsi. E così la stringa di luce si lascia conoscere agli occhi che di lettura vorranno restituire, lasciando cadere di nutrimento tutto, lasciando cadere di nutrimento tutto e niente come prima, come dopo, tutti in tutto, autoleggenti, leggenti, un corpo unico come al principio. Ma come percepirne la giustizia dalla pioggia continua
fertilità come gravità ossessiva, la membrana protettiva di vita che forse protettiva non è. È giustizia che come dono, come fatto, ci accolse e che sempre rilascia. È giustizia che come freno ci distolse e come sempre trattiene. Premonire, presentire, prestarsi, pressarti, premere sulla paura, spostarsi, spingersi oltre la membrana, senza davvero nostalgia, era detto. Nuovo sentimento, sempre chiedendo di andare, andare per come, dove, per poi tornare. Questa vita celeste, orchestrata volontariamente, sincrona, non è viva da sola. Il tatto recepisce quel colore confuso e quel colore si immedesima nella transizione. Stratifica il movimento, lo considera così alto che vibrando suono, emettendo di vampa, condiziona musica stendendo architettura per non più movimento. Stato, impeto, momento, assolato. E la storia che emerge, la vogliamo risentire, la vogliamo ricantare. Ondulando elastici corpi, frontiera, sperimentali, noi innanzitutto, ancor prima del linguaggio mondo, coraggioso, irreale. Se gli stereotipi della ciclicità si ornano di sentite spoglie, è possibile trattenere il respiro e imprimere conscio su inconscio ed essere dove non si è mai stati, ma non per colonizzare la deriva, semplicemente perché si è più simili al non simile che al registrato impaurito che ci vorrà a trattare per sangue, ma non per natura. Inganno, troppa intenzione, troppo versare. Pensare che sia il pensiero, che sia il modo, il potente organo. Invece è tutto nel tempo che passando riduce le subcoscienze del mondo, rimando al mondo di segni che per gioco stanno per la certezza e l'incertezza, non senso per senso intenso e appassionato, che ancora domani milioni di anni, praticamente interno, miriadismo del cosmo, non più epidermico, dove i nomi siano finalmente sorretti, evocando per soffio, superarsi fin qui e sempre ovunque, dimenticati, impliciti, perché avventurati. Assistendo col soffio, avvistando in abbraccio, cogliendo col qui non qui, smembrando i particolari perché chiunque si unisca. La creatività umana a tracce esplicite e così si mostra la via della fabbricazione illusoria. Dei mondi che virtualmente universalizzeranno l'unico vanto, la credenza nella propria sincronia naturaletta. Naturaletta. Ma come percepire la giustizia della pioggia continua?
continua, fertilità come gravità ossessiva. La membrana che funziona è giustizia che come dono, come fatto ci accolse e che sempre rilascia. È giustizia che come freno ci distorce e che sempre trattiene. Premonire, presentire, prestarsi, pressarti, premere sulla paura. Davvero nostalgia. Era detto, Pio scritto, Pio scritto. Un essere multiplo come intero è il ciclo zodiaco interno dell'universo stesso.